Occupiamoci adesso della regola di propagazione degli errori nel caso in cui si debba eseguire una differenza fra due grandezze misurate. Per capire di cosa stiamo parlando, partiamo proprio da un esempio pratico. Quando è necessario fare una differenza fra due grandezze? Consideriamo questo esempio. Supponiamo di voler misurare il volume di un oggetto di forma irregolare. Per esempio, un pezzo di ferro che non abbia una forma geometrica ben precisa. E vogliamo misurarne il volume V. È chiaro che non possiamo utilizzare un approccio semplice geometrico basato su uno strumento di misura di lunghezza, perché qui non abbiamo una formula semplice come per esempio moltiplicare la base per l'altezza nel caso di un parallelepipedo. Quindi occorre un approccio diverso. Un approccio possibile è questo. Si va a prendere un recipiente che possa contenere per esempio dell'acqua, che però sia graduato, come quelli che si usano per la chimica, ad esempio, oppure in cucina per misurare quantità di liquidi vari, latte, acqua, eccetera. Quindi un recipiente che abbia una taratura in termini di volume e che permetta quindi di capire quant'è il volume di acqua presente o di qualunque altro liquido presente all'interno del recipiente. Il recipiente è parzialmente riempito d'acqua, parzialmente in modo tale che se viene aggiunto un oggetto all'interno di questo recipiente, il livello dell'acqua può salire senza che vada a debordare. Ovviamente lo strumento utilizzato, questo tipo di strumento, ha una sua sensibilità e portata. In particolare, supponiamo, per fare un esempio, che lo strumento abbia una sensibilità di 5 centimetri cubici. Quindi è in grado di rilevare variazioni di volume di 5 centimetri cubici. Supponiamo inoltre che il livello dell'acqua, che indichiamo con V1, prima che venga inserito l'oggetto di volume V all'interno del recipiente, sia pari ad esempio a 150 cm cubici. Dopodiché andiamo a prendere l'oggetto di cui vogliamo misurare il volume e lo andiamo a inserire all'interno del recipiente. È chiaro che a questo punto il livello dell'acqua sale. In questo modo avremo una nuova misura di volume, V2, che supponiamo per esempio sia 240 centimetri cubici. È chiaro a questo punto, è abbastanza intuitivo, che se io voglio conoscere il volume V dell'oggetto, devo eseguire una differenza tra il volume finale e il volume iniziale, sottraendo al volume finale V2 riguardante il livello dell'acqua quando c'è l'oggetto all'interno del recipiente, sottraendo il volume iniziale di acqua presente nel recipiente, si ottiene effettivamente il volume V dell'oggetto. Ecco quindi un esempio in cui è necessario eseguire una differenza fra due grandezze misurate. V1 e V2 sono il risultato di due misure dirette perché effettuate con uno strumento di misura, cioè il recipiente graduato. V è un risultato di una misura indiretta, in quanto si ottiene attraverso un'operazione matematica, in questo caso una differenza, fra le due grandezze misurate direttamente. Come si fa a ottenere l'errore su V? Beh, possiamo utilizzare lo stesso procedimento che è stato utilizzato nel caso della somma, ovvero non fare la somma degli errori, ma semplicemente andare a ragionare sul minimo e sul massimo dei risultati di queste due misure. Infatti la scrittura corretta per i valori di V1 e V2 completa è la seguente. V1 è pari a 150 più o meno 5 cm cubici, tenendo conto dell'errore, e V2 è uguale a 240 più o meno 5 cm cubici, tenendo conto dell'errore. Ora, qual è il valore dell'errore da mettere in corrispondenza del risultato di questa differenza? Ragioniamo, come dicevamo, sul minimo e sul massimo. Precisamente, il fatto che l'errore sia 5, sia sul volume V1 che sul volume V2, che cosa vuol dire? Il primo volume, V1, è sì 150 cm cubici, ma in realtà il suo valore potrebbe essere considerato oscillante fra un minimo di 145 cm cubici,
ovvero 150 meno un errore di 5, e un massimo di 155 centimetri cubici, ovvero 150 più un errore di 5. In modo analogo, il volume V2 è pari sì a 240 centimetri cubici, ma in realtà non sono 240 esatti. Abbiamo un minimo possibile che è pari a 240 meno 5, cioè 235 centimetri cubici, e un valore massimo possibile che è pari a 245 centimetri cubici, cioè 240 più 5 centimetri cubici. E allora, per trovare l'errore sulla differenza tra le due grandezze, facciamo la seguente osservazione. Quando io sottraggo a V2 il volume V1, in prima battuta posso semplicemente fare 240 meno 150 centimetri cubici. 240 meno 150, se fosse 200 sarebbe 50, sommando altri 40 abbiamo 90 centimetri cubici. Se vogliamo ottenere, però questo, visto che è il valore centrale, vogliamo sicuramente sapere quali sono il minimo e il massimo del risultato della differenza, perché 90 è un po' un valore centrale, un valore medio. Per trovare il minimo possiamo fare questo. La differenza è sicuramente più grande o più piccola a seconda di quali sono i valori assegnati per V2 e per V1. Se noi diminuiamo il valore del minuendo, cioè V2, e aumentiamo il valore del sottraendo, cioè V1, il risultato della differenza certamente diminuisce. Più grande la quantità che sottraiamo, più piccolo è il risultato. Più grande è il minuendo, cioè la quantità da cui deve essere sottratta, a cui deve essere sottratto V1, più grande sarà il risultato della differenza. E allora, per ottenere il minimo per V, occorre prendere il più grande valore per il sottraendo, cioè 155, e il più piccolo valore per il minuendo, cioè 235. Ecco che il minimo di V si ottiene prendendo 235 come minuendo e 155 come sottraendo. Allora, 200, questo è lo stesso che fare 230 meno 150, quindi significa avere un risultato di 80 centimetri cubici. Se adesso invece vogliamo ottenere il massimo per V, dobbiamo operare al contrario. Dobbiamo prendere il più grande valore possibile per il minuendo e il più piccolo valore possibile per la quantità da sottrarre, cioè per il sottraendo V1. Quindi andremo a prendere 245 per il minuendo e 145 per il sottraendo. 245 corrisponde al massimo di V2 e 145 il minimo di V1. Il risultato è stavolta 100 centimetri cubici. Andiamo quindi ad osservare che se 90 è il valore medio, il valore minimo per V è 80 e il valore massimo è 100. Quindi abbiamo un minimo di 80, un valore medio di 90 e un valore massimo che è pari a 100. Si capisce subito che la differenza fra 80 e 90 è 10. E la differenza fra 90 e 100 è pure 10. Quindi l'incertezza sulla misura è pari a 10. Anche qui potremmo utilizzare la tecnica dell'errore massimo. L'errore sul volume è pari al massimo, cioè 100, meno il minimo, cioè 80, tutto diviso 2. 100 meno 80 fa 20, diviso 2 è uguale a 10 centimetri cubici. Ecco che il risultato complessivo della misura V è 90 più o meno 10 centimetri cubici. Possiamo a questo punto osservare che 10 è il risultato che si può ottenere anche seguendo la somma tra 5 e 5, cioè sapendo già in anticipo che l'errore sul volume V1 è 5, l'errore sul volume V2 è 5, sommando direttamente questi due errori si ottiene l'errore sulla differenza. Da notare che
Gli errori vanno sommati e non sottratti, come si potrebbe essere portati a pensare visto che stiamo eseguendo una differenza. Se noi per assurdo eseguissimo la differenza degli errori, dovremmo fare 5 meno 5, ma il risultato sarebbe 0 e otterremmo una misura senza errore, e questo non è accettabile. Abbiamo comunque visto, con un ragionamento semplice, basato sui minimi e sui massimi, che l'errore si ottiene mediante somma. Quindi 10 è il risultato della somma di 5 più 5. Possiamo quindi riassumere la regola di propagazione in questo modo. L'errore in una differenza tra due grandezze misurate è pari alla somma dei singoli errori in simboli. Se V1 è la prima grandezza misurata, come nel caso del volume, ed E di V1 è il suo errore, inoltre se V2 è la seconda grandezza misurata ed E di V2 è il suo errore, l'errore sulla differenza V, dove V quindi è dato dalla differenza V2 meno V1, è uguale all'errore su V1 più l'errore su V2.